Salve a tutti e ben ritrovati o benvenuti dal vostro Gio. Oggi vi parlerò di Genshin Impact, un gioco che sta letteralmente spopolando su Twitch, su internet e addirittura qui su YouTube. Detto questo, Genshin Impact è un gioco di azione, di ruolo, free to play, sviluppato e pubblicato da MiHoYo, nota azienda per aver già pubblicato Honkai Impact 3D e, ovviamente, anche Genshin Impact. Il gioco presenta un mondo aperto, quindi un open world basato sulla fantasia con meccaniche di gioco in stile gacha. Per chi non ha ancora familiarità con la terminologia del gacha, ne parleremo tra poco. Per poter giocare sarà necessario creare un account tramite mail o tramite username. Ovviamente all'inizio del gioco bisognerà scegliere il server d'appartenenza. Mi raccomando, scegliete quello che ritenete più opportuno. Io ovviamente ho scelto Europa. Successivamente, aver creato l'account, dopo un piccolo controllo dei file presenti all'interno del gioco e una preparazione, sarà possibile catapultarsi all'interno di Genshin Impact. Dopo la prima introduzione avremo la possibilità di poter scegliere il nostro protagonista, femminile o maschile, e successivamente avremo modo di poter inserire il nome e successivamente personalizzarlo. Genshin Impact è un gioco che mi sta tirando tantissimo, mi sta veramente piacendo e devo ammettere che non me lo aspettavo, soprattutto per un gacha con meccaniche di open world ed MMO. Quindi devo ammettere che anche su Twitch mi sto divertendo parecchio a portarlo, quindi se vi va mi trovate in live quasi ogni sera alle ore 9 e quindi possiamo anche divertirci insieme. Detto questo però continuiamo a parlare del nostro gioco e vediamo un pochettino che cosa ha in serbo per noi. Dopo la sequenza iniziale, ovviamente filmata, avremo la possibilità di poter settare i nostri comandi, avere a disposizione un menu che riguardano i controlli, la grafica, l'audio, i vari messaggi, la lingua da poter cambiare all'interno del gioco e poi ovviamente quello che più interessa è il settaggio dei controlli. Io sto giocando la versione PC ma con il joypad perché mi viene assolutamente meglio. Però ovviamente ognuno è libero di fare quello che vuole. Ho anche un account su PS4, che è praticamente quello mio principale, che porto anche in live su Twitch, però sto utilizzando l'account su PC per una questione di comodità di registrazione e di interazione, proprio perché posso parlarvene meglio. Dopo il primo tutorial abbiamo la possibilità di poter già interagire con la mappa e prendere familiarità con i comandi, per cui approfittiamone e successivamente avremo modo di esplorare meglio il gioco. All'interno del gioco sarà possibile effettuare diverse combinazioni d'attacco, combinazioni con attacchi a corto raggio, con armi corpo a corpo, con attacchi a distanza, interazioni magiche con ovviamente attacchi magici e poi infine, successivamente, dopo aver sbloccato il potenziale necessario, poter sfruttare una limit che per l'appunto caratterizza ogni nostro personaggio. È possibile utilizzare anche attacchi a distanza che ci permetteranno non solo di eliminare i nostri avversari, ma anche di interagire con diversi puzzle per poterli risolvere ed ottenere anche delle buone ricompense. Potremo interagire anche con la mappa, con i diversi punti di teleport che si verranno a sbloccare durante il nostro percorso e ovviamente avere la possibilità di poterla consultare per evitare di perdersi o per interagire con gli oggetti che si troveranno all'interno di essa. Sarà possibile addirittura anche utilizzare i nostri attacchi per raccogliere ovviamente materiali e ingredienti che ci serviranno in cucina e per il crafting. Sarà disponibile anche un presidio di cucina, che saranno i fuochi da campo, per permetterci di cucinare piatti tramite gli ingredienti che troveremo in giro per il mondo o addirittura prepararli da noi stessi per poi cucinarli in un secondo momento. Come in un qualsiasi gioco di ruolo è possibile esplorare le città e i mestieri al suo interno, come ovviamente l'immancabile fabbro,
Successivamente abbiamo a disposizione anche il nostro rappresentante avventuriero, il negozio di souvenir che sarà molto utile e molto importante in futuro, il nostro chef che ci permetterà di ottenere piatti già pronti e ingredienti e materie prime, il nostro shopkeeper che ci permetterà di ottenere oggetti di base e poi infine il nostro alchimista che ci permetterà di craftare gli oggetti per i materiali di ascensione e realizzazione. Il menu del personaggio è molto semplice, abbiamo gli attributi che ci permetteranno di poterne potenziare il livello tramite i libri, le armi che possono essere a loro volta equipaggiate, cambiate e successivamente potenziate, gli artefatti che non sono altro che i nostri equipaggiamenti per tutte quante le nostre parti del corpo ovviamente, le costellazioni che per chi mi segue su Opera Omnia equivalgono un pochino ai Limit Break che si ottengono tramite le copie che si pulleranno ovviamente dei nostri personaggi, i talenti che si sbloccheranno tramite l'ascensione dei nostri personaggi e poi il profilo che ci permetterà di sbloccare diverse interazioni e diverse voci da poter semplicemente ascoltare o poter modificare a nostro piacimento. Tutti i personaggi hanno lo stesso menu, quindi direi abbastanza semplice. Una volta raggiunto il rank avventuriero di livello 5, avremo la possibilità di poter effettuare i primi pull. Ci verrà presentato il menu con i banner principali, ovvero quello da principiante, quello di 20, il personaggio esclusivo che è disponibile in questo momento, il banner con le armi e poi il banner normale dove si possono trovare tutti i personaggi, non i rate up da eventi speciali. Una volta arrivati al rank 5 otterremo queste ricompense, ma io vi consiglio di aspettare un po' più in là. Una volta arrivati al rank di livello 7 avremo la possibilità di poter effettuare più pull, perché riceveremo più ricompense e avremo più o meno questa finestra qui. A questo punto io non penso di dovervi dire nient'altro, penso di aver parlato del gioco in maniera abbastanza approfondita. Vi lascio con le pull che ho fatto per questo account, giusto per far vedere anche la probabilità di rate up, la probabilità dei rate, delle fuoriuscite dei 5 stelle, che è stata molto criticata a dire la verità, in quanto è una percentuale veramente bassa ed anche se esiste un pity è abbastanza difficile da ottenere, perché ci vogliono diversi pull per poter ottenere il PD. Il banner di benvenuto o comunque per i principianti non ha un tempo limite, avrà la possibilità di farvi pullare 20 volte, quindi dopo 20 pull non sarà più disponibile. Durante il primo pull avremo l'accesso garantito a un personaggio, ovvero Noel di tipo pietra, e in poi il banner, una volta effettuati 20 pull, sparirà. La possibilità di trovare un 5 stelle è del 0,6%, la possibilità di trovare un 4 stelle è del 5,16%. Vi posso dire tramite esperienza personale che non ho trovato la necessità di utilizzare per forza 5 stelle, mi sono trovato abbastanza bene anche con i personaggi 4 stelle, soprattutto Fischl, la prima di tipo tuono che ho mostrato con il mouse, che reputo essere veramente veramente buona dal punto di vista di esplorazione e di supporto, e anche nel banner in generale dei rate up, purtroppo dopo 90, e ripeto, dopo 90 attempt, quindi 90 pull, abbiamo la possibilità di trovare un 5 stelle garantito. E la possibilità di trovare 20, in questo caso, essendo un banner esclusivo, è del 50%. Quindi possiamo trovare il 50% un 5 stelle a caso e il 50% di possibilità di trovare 20. Per quanto riguarda i pull, al solito avremo modo di poter pullare armi e personaggi all'interno dei vari banner, armi che comunque possono anche essere craftate, quindi non vi preoccupate, mentre invece i personaggi ovviamente si otterranno tramite i pull. I personaggi sono tutti a partire dal 4 stelle e poi ovviamente 5 stelle e man mano verranno potenziati. Per quanto riguarda i miei pull che vi sto facendo vedere adesso, sono quelli che ho praticamente fatto al rank di livello 7 per ottenere ovviamente più risorse. Io vi consiglio, se effettuate reroll o se effettuate la meccanica di voler trovare necessariamente qualcuno in particolare, cercate di arrivare al rank 7 e poi effettuate tutte le pull, tutte in una volta, ovviamente. Qui vi mostrerò anche il modo per
permettervi di sfruttare per ben due volte il banner iniziale, quello scontato con solo 8 gemme, e poi successivamente farvi vedere i pull finali per quanto riguarda anche il banner di 20, dove appunto effettueremo diversi pull, effettueremo anche delle singole e vedrete effettivamente quello che succederà. Detto questo, io spero di aver parlato del gioco in maniera abbastanza esaustiva. Ho tentato di non fare spoiler, ho cercato assolutamente di non fare spoiler per evitare problemi. Fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate di questo gioco, se vi piace. Io in questo momento lo sto portando anche su Twitch, trovate tutto in descrizione, canale Twitch, YouTube, eccetera eccetera. Quindi io vi lascio con le mie pull, spero che voi abbiate avuto più fortuna rispetto a me. Detto questo, vi ringrazio per aver visualizzato il video e come sempre ci becchiamo alla prossima.